Ciao a tutti ragazzi, questo è un video presentazione dei tre registi comunque, dove non è come il vecchio video della presentazione, ma questo ci comunque parliamo un po' di in specifico di ognuno di noi. Allora, io vorrei partire soprattutto parlando del cortometraggio che ora abbiamo fortunatamente finito e che stiamo pubblicando sul canale. Allora, questo cortometraggio diciamo che è venuto un po' fuori a caso non in senso cattivo, non in senso brutto, ma in un senso abbastanza buono, perché io e Giacomo, l'altro regista che poi vedrete in un altro video, avevamo già iniziato un cortometraggio che io ho la locandina qua bella stampata nel muro, che poi se volete ve la farò vedere. Purtroppo però non siamo mai riusciti a finirlo per alcuni problemi personali e veramente mi è dispiaciuto tantissimo non finirlo, perché era il nostro primo vero cortometraggio e mi sarebbe veramente piaciuto vederlo tutto bello finito, tutto bello fatto. E allora abbiamo pensato comunque di chiamare un'altra persona, magari anche un po' più esperta, magari che ci sta studiando sopra, e da lì è arrivato Gianmarco, che è l'altro regista che frequenta un liceo artistico, lo stesso dove vado io però frequento la sezione di grafica, lui frequenta la sezione di filmica, quindi automaticamente era molto più esperto, aveva molte più nozioni di noi sul fattore di come girare un video, quanta luce bisogna avere, come bisogna settare la videocamera, la fotocamera che sia. E ci siamo detti: perché non facciamo un cortometraggio tutti e tre insieme? Sì, ok, tre registi è un po' una cavolata, però devo dire che io sono stato molto contento di fare questa esperienza con loro e li ringrazio tantissimo, perché mi sono divertito tanto, abbiamo passato dei momenti proprio brutti e dei momenti veramente belli. E allora, che dire, ci siamo messi lì e abbiamo detto: bene, tiriamo giù una storia che può interessare a tutti. Non iniziamo subito con cortometraggi, video che possono interessare solo un certo tipo di persone o un certo target d'età. E abbiamo detto: allora facciamolo su un genere che comunque stimola un po' tutti e che riguarda un po' il mondo che ci circonda adesso, ossia la droga. La droga che è il tema principale di questo cortometraggio. Ora io vi spiegherò molto brevemente, perché non voglio dirvi niente, vi dovrete vedere tutte le puntate così scoprirete un po' di Please Stand By. Please Stand By narra di un ragazzo ormai perso, ormai senza più niente nelle mani, senza più nessun valore, perché dopo uno sfratto da una banca, dopo aver perso tutti i soldi, si rifugia dietro una pasticca di LSD. Pasticca di LSD che condizionerà tutta la storia, condizionerà veramente tutto. È peggio di Inception questo cortometraggio, veramente. Io quando abbiamo stilato la storia sono rimasto malissimo anch'io per un attimo. E che dire, dopo la storia siamo passati al momento che aspettavamo, ossia iniziare le riprese. Abbiamo chiesto aiuto alla scuola. E infatti l'aspettativa di questo cortometraggio era veramente molto alta, perché abbiamo richiesto attrezzature, abbiamo richiesto un professore di filmica che ci seguisse comunque per migliorare la qualità, per migliorare il video, per migliorare tutto, ma purtroppo ragazzi non è stato possibile. Non so per cosa, non ne faccio una colpa alla scuola, perché per carità a me la mia scuola piace tantissimo. Però non abbiamo avuto le attrezzature, non abbiamo avuto gli spazi che ci avrebbero fatto veramente molto comodo, ma di più che comodo. E quindi, come abbiamo registrato questo cortometraggio? Io e Gianmarco avevamo già una fotocamera, due fotocamere, ma ragazzi, sono fotocamere, non sono videocamere. Quindi non sono progettate per fare dei video, sono progettate per fare delle foto. Quindi automaticamente immaginatevi la qualità, una è una Nikon, una è una Canon, sono due qualità totalmente diverse e alla fine si è ridotti a usare quella di Gianmi, che è quella con cui sto riprendendo, che è la qualità
che abbiamo visto tra le due migliore. E è stato quasi un anno veramente duro per le riprese, perché tre menti diverse, ragazzi, non potete capire quante volte ci siamo scontrati, quante volte abbiamo litigato per delle scene, per delle idee, per come posizionare degli oggetti o come posizionare i personaggi dentro una scena. Ci siamo veramente spaccati, abbiamo dato il sangue per questo cortometraggio, posso dirlo perché è così, veramente, ragazzi. E abbiamo usato tutte le attrezzature che ci potevamo inventare, veramente, abbiamo usato di tutto, veramente di tutto. Scusate, siete un attimo. E comunque, oddio, ho perso il filo. Intanto c'è il mio cane che abbaia. Sì, abbiamo faticato tantissimo per fare questo cortometraggio. Però, dopo quasi un anno, ragazzi, perché noi abbiamo iniziato questo progetto a settembre 2015, quindi potete immaginarvi quanto ci abbiamo messo, siamo riusciti a maggio del 2016 a finirlo. Perché ci abbiamo messo così tanto tempo? Beh, primo perché ci richiede veramente un casino di tempo. Tutti dicono, i film, ma come fanno a durare così le riprese, così tanto, ragazzi? Per fare un cortometraggio di 20 minuti noi ci abbiamo messo un anno. Pensate, per fare un film di 2 ore e mezza. Detto questo, oltre a varie cose come purtroppo per Panta, Giacomo, alias Panta, perché non riuscivo a far chiamare così, perché comunque lui fa lo IAL, che è un istituto, diciamo, dove lui è spesso in stage, quindi per un mese, 2, 3 mesi non c'è stato. Quindi io e Gianmarco ci ritrovavamo da soli, senza Giacomo, a continuare delle scene che magari lui ci serviva, perché Giacomo fa anche l'antagonista in questo film. Sì, lui ha sempre questo non so che di voler fare l'antagonista in ogni cortometraggio che vuole fare. E niente, alla fine siamo riusciti, dopo litigate, dopo tante cose, siamo riusciti finalmente a fare questo cortometraggio che portiamo a voi, che io vi ringrazio veramente tanto, ma tantissimo, perché il trailer ha avuto un macello di visualizzazioni, il canale ha già 15 iscritti dopo poco più di una settimana di vita, e vi ringrazio tantissimo, soprattutto a voi iscritti che ci seguite, perché grazie. Anche una persona in più, anche una persona che ci segue, per noi è oro, e tu, quindi tu, sì, ti ringrazio tantissimo. E che dire, volevo ringraziare comunque tutti quelli che hanno fatto parte di questo cortometraggio. Ringrazio il protagonista Alessandro Nicotra, che ci ha dato la disponibilità subito di, appunto, di fare questo cortometraggio insieme a lui. E ringrazio Sofia Memoli, che è la ragazza che è appunto l'altra protagonista del cortometraggio. Ringrazio tutte le comparse e ringrazio soprattutto il bar dove ci hanno dato il permesso di girare, perché veramente, ragazzi, qui di bar che ti permettono di girare non ce n'è uno. E loro, tenendo aperto il bar, ci hanno lasciato per 2 o 3 giorni interi a girare. Quindi immaginatevi la gente che entrava, vedeva le telecamere, magari non si fermavano oppure non entrava, quindi anche perdita di soldi. Loro ci hanno permesso, quindi volevo ringraziare Virginia e sua sorella che ci hanno permesso di realizzare tutto questo. Che dire, ragazzi? Io vi lascio qui. Vi lascio gli altri video che arriveranno, alle prossime puntate, che vi ricordo che escono tutti i venerdì alle 4. E l'unica pecca è che abbiamo avuto un problema con dei copyright nella prima puntata, che però siamo riusciti a risolvere fortunatamente. Niente, spero che il cortometraggio vi piaccia, che sia di vostro gradimento. Vi annuncio già che probabilmente quest'estate lavoreremo un altro cortometraggio, ma non vi dico ancora niente, perché non sappiamo ancora bene se e come farlo e di cosa tratterà. Poi ci sarà un altro video probabilmente dove vi spiegheremo, oppure faremo comunque un sondaggio su quale tipologia
di cortometraggio fare, vi faremo proprio votare a voi, voi pubblico, voi iscritti, voi persone anche che passate lì per caso a guardare il video. E niente, iscrivetevi al canale ragazzi, seguiteci e che il cortometraggio e i video siano con voi. Bella tutta.